She's back. The doll. The devil. Annabelle. It was quiet for all these years. After Samuel and I lost our daughter, no! We prayed to see our girl again. The contact started small. She wanted permission to move into the doll. We soon realized it wasn't our daughter. So we locked it away. We thought helping the girls could be our penance. This is our new orphanage. Wow, it's as big as a castle. But we ended up giving it just what it wanted. You need help? I can manage. Sister, you always say that even though we can't see God, we can feel His presence. In this house, I feel a different kind of presence. An evil one. It's coming after me. Because I'm the weakest. You help me? What do you need? Are you okay? I'm fine. Janice found this doll. What doll? The one in the white dress. She mustn't go near that doll. She can walk. Forgive me, sister, for I'm about to sin. Ciao ragazzi, oggi ho per voi qualche interessante curiosità su alcuni film horror. Forse non sapevate che il mitico Psycho fu girato in bianco e nero perché Hitchcock temeva la censura, proprio per la famosa scena della doccia, che rischiava di poter essere ritenuta troppo cruenta con tutto quel sangue che scorre. In realtà poi il sangue usato era cioccolato fuso. Poi, un'altra curiosità è sul film Poltergeist, in cui il bambino che interpreta Robby per un attimo ha rischiato davvero di essere soffocato dalla bambola robot clown, ed è stato solo quando il ragazzino è diventato un pochino viola che Spielberg ha realizzato cosa stava succedendo. Urca, che rischio! Pare poi che la storia di Scream, film del 1996, sia basata su un vero serial killer davvero molto brutale che uccise alcune ragazze in Florida negli anni 90. E infine Tony Todd si mise vere api in bocca per girare questa terribile scena di Candyman del 1992. Mamma mia. E con le api in bocca chiudiamo e vi lascio con una citazione. Se non potremo colpire qui, colpiremo qua e qua. Che film è? Al prossimo video, ciao!